Ciao ragazzi, un anno fa ho montato la mia seconda e-bike low cost con motore Buffer DBS02. L'ho provata per un anno su tantissimi percorsi e ora sono pronto per fare una bella recensione. Sto andando a Finale Ligure per provare questa bici e facciamo un video e vediamo un pochettino come mi è sembrato questo motore montato su una bici tosta. Ragazzi, la bici questa qua è una Santa Cruz Bullet da 26 che io ho trasformato a 27 e mezzo. La modifica è stata abbastanza semplice in quanto il carro posteriore permette il passaggio di una ruota da 27 e mezzo. Un faccio davanti è una Boxer da 26 che ho trasformato in 27 e mezzo, cambiando solo i foderi. Li ho trovati su Amazon a 67 euro, erano scontatissimi, io li ho presi, sono perfettamente compatibili con la forcella da 26, quindi ora mi trovo una Boxer da 27 e mezzo. Le ruote le ho prese anche queste su un negozio online, una ruota da DH 27 e mezzo, e adesso andiamo ad analizzare il motore. Il motore è un Bafang DBS02, l'altezza da terra sono 27 cm. Qua ho costruito una struttura in acciaio. La batteria l'ho fatta io, la struttura è in acciaio inox, all'interno la batteria è da 500 watt, ci sono 10 celle Samsung, 18650, S10, quindi sono 10 pacchetti da 5 in parallelo. La tensione 36 volts nominale e il motore 36 volts. La coppia di questo motore si aggira intorno agli 80 Nm. La cosa bella di questo motore è l'RPM, la velocità di rotazione dei pedali, che è stata portata fino a 110 pedalate al minuto, quindi si è molto simile a una pedalata naturale. Dunque, cosa è cambiato nella bici portando le 27 e mezzo? È cambiato che la bici ha un movimento centrale alto, questo facilita il montaggio del Bafang, la luce a terra, evitare che i pedali tocchino sulle rocce nel tecnico. Però cosa succede? Che la bici si alza tantissimo. Si alza tantissimo e sembra di guidare su un trabattello, non su una bicicletta. Quindi cosa ho fatto? Ho ridotto l'interasse dell'ammortizzatore. Riducendo l'interasse dell'ammortizzatore, montando questo rock shock d'aria, la bici è ritornata in posizione originale. Il vantaggio qual è stato? L'apertura dell'angolo di sterzo. Quindi io ho tirato sulla bici con 27 e mezzo, l'ho richiusa con l'ammortizzatore più corto e facendo ciò ho aperto anche l'angolo di sterzo, che migliora la guida nel tecnico, nel ripido, nello spassato. E ora sono a Feglino, il giro che farò oggi sarà salire su qui in cima alla base NATO, 700 metri di altitudine, e poi farò l'ingegnere a venire giù e uscirò in quella zona là, sotto quelle pale eoliche. È un bel giro, vediamo un po' come si comporta la bici. Vi do un consiglio, non fate come me, non risparmiate sulla catena. Io ho comprato una catena normale e dopo 6 mesi l'ho aperta completamente. Comprate una bella catena apposta per le bike, perché con questi motori qua, se spingete, le catene se le mangiano. Anche questo motore qua, il DBS02 dalla Bafang, è programmabile tramite porta USB, la collegate a qualsiasi PC Windows. Io, come al solito, ci ho messo un po' a trovare le impostazioni giuste. Diciamo che per l'uso che faccio io, faccio percorsi abbastanza lunghi, ho preferito curve di accelerazione blande in modo da ridurre un po' il consumo. Tanto a me che la bici che parta subito in accelerazione non interessa, preferisco più che mi duri la batteria o percorrere dislivelli abbastanza importanti. Ecco, diciamo che con questa bicicletta qua
ricordo, batteria 500 watt, ho percorso al massimo 1700 metri di dislivello, di più non sono riuscito, però tenete conto che le ho fatte tutte su pendenze molto ripide. Comunque ragazzi, è fantastico, io ho 30 anni che vado in mountain bike, un cancellone del genere, spingermelo qua sopra, per me era impossibile quando avevo 20 anni, pure con questi motori qua si sale tranquillo, vuoi faticare un po' di più, abbassi l'assistenza, e fatichi qualcosina di più, vuoi faticare un po' di meno, lo porti a 3, non vuoi faticare, lo porti a 4, 5, sali sui muri. Ciao! Ui. Quindi quando prendete in considerazione di elettrificare un telaio per enduro, tenete in considerazione queste cose: la larghezza della scatola del movimento centrale, se è stretta vi facilita la vita, sempre. L'altezza della scatola del movimento centrale, ci deve essere una bella luce per evitare che il motore tocchi sulle radici, sulle pietre, sui passaggi, sui gradini. E poi la forma del telaio, dalla scatola del movimento centrale fino alla scatola di sterzo, deve essere specialmente vicino ai pedali bello dritto. Se fa delle gobbe come gli ultimi telai, per esempio negli ultimi 4-5 anni sono telai che nella prima parte il telaio rimane orizzontale al terreno, poi tende a salire su più ripido. Ecco, questa gobba qua favorisce tantissimo il montaggio di un kit motore, perché quando voi montate il Bafang lo fate ruotare fino a toccare sul telaio. Se il telaio è ripido toccherà in alto e ci sarà tanta luce, se il telaio è orizzontale il motore rimarrà molto più basso. Poi tenete in considerazione anche la forma del telaio, il posto per poter montare la batteria. In questo caso per esempio la batteria non si può montarla, ho dovuto fare lo scapolato sotto al telaio per poter montare la batteria. Alcuni telai invece hanno il triangolo abbastanza largo per poterci adattare all'interno della batteria. La scatola del movimento centrale, se è molto stretta, vi permette anche di migliorare l'allineamento della catena, perché più è larga più la corona del motore rimarrà esterna, quindi non più centrata sulla linea del palco pignone. Questo è uno dei grossi problemi di allineamento della catena proprio su questo tipo di motore. Quindi più è stretta e più potete tenere la linea catena dritta. Il tipo di trasmissione che utilizzo, appunto, la corona davanti da 38, da DH, e montata con un ragno, un adattatore che vendono, lo trovate anche con AliExpress, su tantissimi negozi. È un adattatore che vi permette di montare la corona che volete. Il tappo pignoni 1146, no 1142, nella catena KMC apposta per le bike. Visto che prima ho parlato di programmazione del Bafang, se non sapete come si fa, andatevi a vedere i miei due video che ho fatto sulla programmazione del Bafang. Semplicissimo, mi serve solo appunto un PC con Windows, operativo Windows 7, 10, forse anche XP, e un cavo USB, basta, lo trovate su eBay, 10-12 euro. Già che ci siamo, parliamo anche del motore, dove comprarlo. Potete comprarlo in Italia con garanzia ufficiale, lo potete comprare all'estero o direttamente in Cina. Io ho fatto questa scelta qua di prenderlo direttamente in Cina. Questo motore qua di DS02 l'ho pagato 380 euro in tutto, e quindi ho preferito rinunciare magari alla garanzia, perché l'assistenza in Cina, sì, dicono che c'è una garanzia, ma in realtà li fanno uscire fuori di testa. Il loro trucco è fare finti tonti e farvi uscire di testa se avete un problema. Non ho avuto problemi mai col Bafang, ne ho avuti a bizzeffe con i torquai. Il bello di
di montare un telaio così un po' datato, e che un tempo erano un po' più pedalabili, le DH, le enduro di un po' di anni fa, oltre che a pagarli un cazzo, e le trovate poi a prezzi bassi. Altro argomento, la batteria. Se vi costruite una bike motorizzata Bafang, probabilmente le batterie che comprate, che trovate già fatte, difficilmente riuscite a montare sul vostro telaio, se no tramite dei compromessi abbastanza pericolosi. Quindi il mio consiglio è farvela voi se siete capaci, o ve la fate fare su misura. Vi assicuro che non costa tantissimo, anzi in descrizione in fondo vi lascio un link di un mio amico che costruisce biciclette, che costruisce batterie su misura. Ultima considerazione sulla batteria: se decidete di farvela voi o comunque farvela fare, non lesinate sulle celle, comprate celle di buona qualità. Tenete presente che io personalmente, per farmi questa batteria qua, ho preso direttamente io le celle, ho preso il BMS, l'ho montato, ho speso 182 euro. Dunque, la protezione della batteria, cercate di imbullonare da qualche parte, niente sacchetti, niente cestini, marsupi, zainetti, cioè io parlo dell'uso enduro, lasciate perdere tutto, perdete sensibilità, vi si sposta la batteria, sentite sto rumorazzo sotto le gambe, siete sempre con angoscia, cosa sta succedendo? Meglio imbullonarla come ho fatto io, magari rivestirla anche in uno scatolato in inox, mi raccomando, in modo che la tombata di dentro non si muove più, siliconate e siete a posto. Ah, io ho montato anche uno shift sensor, si collega nel passaggio del cavetto del cambio e durante la cambiata taglia per una frazione di secondo la corrente al motore. Diciamo che la sensazione non è bellissima, perché per un attimo mi manca l'assistenza, però salvaguardia l'impianto di trasmissione, specialmente con un motore con le coppie abbastanza importanti. Sono sull'ultimo strappo dalla base NATO e vi faccio vedere come funziona lo shift sensor. Ora cambio, metto il rapporto più lungo, più corto, vedete? Facilita la cambiata, ma vi manca l'assistenza per un attimo. Specialmente poi se avete dei settaggi come io abbastanza blandi in accelerazione, ci riprende un attimo, cioè ci vuole un attimo per riprendere la velocità di prima. Ok ragazzi, qua ridendo e scherzando sono arrivato ai 700 metri dalla base NATO, sono fresco, tranquillo, nessun tipo di problema di affaticamento, grande grande baffa, e ora sono pronto a affrontare la discesa. Allora, impressione di vista in discesa. Beh, sicuramente in discesa quello che fa tutto è il telaio. Il motore non è che può dare chissà grandi sensazioni, però comunque nel mio caso l'ho tirato molto blando in accelerazione. Fin dall'uscita dalle curve, quando ho iniziato a pedalare, il motore non è che vi aiuta più di tanto. Se non dovete fare lunghe percorrenze, vi consiglio di tirare il motore bello reattivo, per poter partire subito fuori dalle curve in discesa. Poi la posizione è molto centrale, quindi vicino ai vostri piedi, il baricentro del motore è basso, non si sente, la bici è molto ben bilanciata, la batteria, essendo posizionata anch'essa in basso, non si fa sentire. La bici comunque è risulta molto leggera, questa bicicletta qua pesa 23 kg con la doppia piastra, non è male, questa non si avverte, ovvio è una bicicletta tranquilla, niente di che, però comunque
rimane sempre molto libera nelle varie manovre. La bici mi ha fatto divertire come al solito. Considerazioni finali: volete spendere poco? Vi prendete una bella enduro di qualche anno fa, la motorizzate col Bafang e fate le stesse cose che fanno i vostri amici con Trek, Specialized, Cannondale e Pinarello Pinavetta. Ovviamente l'estetica di questa bici non è sicuramente l'estetica di una turbolevo. I motori Brose, i motori Shimano, i motori Bosch hanno una tecnologia sicuramente superiore a un Bafang. Il Bafang non ha neanche il sensore di coppia, però poi alla fine fate le stesse cose che fanno i vostri amici. Considerate una cosa: voi vi comprate una turbolevo adesso, la pagate quel che la pagate, la vendete fra 2 anni, la bici si svaluta. Quel che ci perdete voi rivendendola, in quel che ci perdete di bici così ve ne comprate 2. Bene, vi ringrazio, il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un like e visitate la mia pagina Toretto Ride, dove si parla un po' di tutto, un po' elettrico, muscolare, strada, enduro, tutto quello che c'è di bello in provincia di Savona e percorsi che ne vale la pena fare in Europa. Ciao a tutti ragazzi!